Siamo rimasti in pochi oggi. Vediamo un po', sto registro anche questo, mi sa. Vediamo. Vediamo chi si unisce. Sì, non dirò niente, niente di troppo lungo. Volevo solo vedere adesso, visto che vediamo un attimo cosa succede, cosa dice. Ah, sta pubblicità. Aspetta, molte cose dipenderà anche da quello che dice. Alla conferenza, vediamo cosa. Comunque certi cercheranno di interpretare quello che dice la conferenza per vedere quanto è bearish su questa cosa. Vorranno cercare di capire il più possibile quanto è bearish sul mercato. Ma al momento vediamo che la resistenza degli 11.500 è stata ritestata più volte adesso dal Nasdaq. Ok, io non penso di entrare oggi, voglio vedere qualcosa di più solido, però penso che ci sono grosse possibilità che siamo molto più bearish di quello che eravamo prima dopo questa storia, sicuramente. Infatti, vediamo se supera i minimi, probabilmente aprirò qualche lunga posizione, la lascerò lì aperta. Comunque tutte le trend line sono state rispettate sia da Bitcoin che da Ethereum, quindi tutti si aspettavano dei dump e tutte le resistenze hanno rispettato i loro livelli. Sì. Sto già parlando, no? So quando inizierà. Quindi su Bitcoin c'è stato un piccolo spike sui volumi, vediamo. Vabbè, già se chiude sotto questa siamo vicino ai 19.000, siamo già sotto i 20.000, quindi penso che già lì non sia niente di buono, diciamo. Vedete, già sta costa dumpando un Nasdaq. Ma se volete ai minimi qua, però io aspetterei conferma almeno su mezz'ora, si potrebbe già prendere posizione. Anche questa era un'ottima posizione da riprendere, sta qui. Però non ero il PC in tempo. Questo è il suo minimo, vediamo cosa fa. Molto pericoloso entrare qua comunque perché non sai mai come reagisce il mercato a queste cose. Anche se sai che va giù, comunque qualche sbalzo o rialzo si potrebbe vedere, quindi non è una condizione normale di mercato. Vediamo un po'. Vediamo mezz'ora com'è. Abbastanza bearish, sai quant'è che ho messo il top. Non fanno più la conferenza. Niente, ragazzi, penso che si può prendere posizione a questo punto sui minimi, una volta rotti, secondo me confermati tra mezz'ora e l'orario. Anche BNB ci abbiamo sotto conferma sotto i 200. Ethereum in questa zona qui di conferma. Bisogna stare attenti però agli sbalzi. Oggi, certo che non si sta mai tranquilli in questo mercato. Assurdo. Ma c'è il Nasdaq, penso che se ritocca quassù dovrebbe essere un buon punto. Ma voglio aspettare la conferenza stampa per vedere cosa dice, più che altro.
Eccolo qua. levels that are noticeably above March projected GDP growth. Giusto. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 6.3%, excluding the labor shortage and pandemic. Core prices rose 4.9%. In May, 12-month GDP and consumer price indexes were above expectations at 4.2%, and the change in the core CPI was 6%. Aggregate demand is strong. Supply constraints have been larger and long-lasting than anticipated, and price pressures have spread to a broad range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is boosting prices for gasoline and food and is creating additional upward pressure on inflation. And COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions. FOMC participants have revised up their projections for inflation this year, particularly for total PCE inflation, given developments in food and energy prices. The median projection is 5.2% this year and falls to 2.6% next year and 2.2% in 2024. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Against the backdrop of the rapidly evolving economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by three-quarters of a percentage point, resulting in a 1.5 percentage point increase in the target range so far this year. The committee reiterated that it anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate, and we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in affirming the stance of monetary policy. Coming out of our last meeting in May, there was a broad sense on the committee that a half percentage point increase in the target range should be considered at this meeting if economic and financial conditions evolved in line with expectations. We also stated that we were highly attentive to inflation risks and that we would be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. Since then, inflation has again surprised to the upside. Some indicators of inflation expectations have risen, and projections for inflation this year have been revised up notably. In response to these developments, the committee decided that a larger increase in the target range was warranted at today's meeting. This continues our approach of expeditiously moving our policy rate up to normal levels. Non lo so, mi dà l'impressione che non sanno quello che stanno facendo e già, molta speranza. Tanto vedo i mercati che stanno cercando di riprendersi alcune zone. Mi sembra una cosa molto più speranziosa. Vediamo qua. Questo potrebbe fare come l'ultima volta che hanno annunciato l'high rate che va su, senza volumi, e poi droppa in maniera. Questa è la resistenza adesso. Questa è la mia zona di resistenza. Potrebbe arrivare lassù, potrebbe anche, cioè, questo FOMO. Vedete? Fanno sempre il contrario. Vedete qua? Incredibile, guarda qui. Adesso salgono. Che va bene, se salgono. Però non c'è molto motivo per la risalita, diciamo, molti diranno come l'altra volta: ah, ma è come ci si aspettava, 0,75, quindi è positivo. Che cosa che non ha molto senso, però. Vediamo. Poi l'effetto ovviamente di questi innalzamenti si vedono più avanti, cioè comunque le società che cominciano a licenziare la gente, gente che non ha lavoro, chiede
sussidi, lo Stato che va in difficoltà, si creano nuovi poveri, quindi ovviamente non la vedi adesso durante l'annuncio, si vedrà molto più avanti queste conseguenze, però per quello dico non capisco, adesso stanno cercando di spingere sul mercato, probabilmente è soltanto la stessa strategia che hanno usato l'altra volta, hanno spinto sul mercato, poi l'hanno dumpato. Sì, vediamo qui. Però stanno rispettando tutte le resistenze, vediamo. Sì, di solito non traderei in questo mercato perché... Vediamo. Will help ensure that longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment. Did you feel you boxed yourself in with the language you used at the last press conference on 50 basis point hikes in June and July? And would you please give us as detailed a sense as you can of what role you played in reshaping market expectations so quickly on Monday? As you know, we always aim to provide as much clarity as we can about our policy intentions, subject to the inherent uncertainty in the economic outlook, because we think monetary policy is more effective when market participants understand how policy will evolve, when they understand our objective function, our reaction function. And in the current highly unusual circumstances with inflation well above our goal, we think it's helpful to provide even more clarity than usual, again, subject to uncertainty in the outlook. So, and I think over the course of this year, financial markets have responded and have generally shown that they understand the path we're laying out. Of course, it remains data dependent. And so that's what we generally think about guidance, and that's why we offer it. And of course, when I offered that guidance at the last meeting, I did say that it was subject to the economy performing about in line with expectations. I also said that if the economy performed, if data came in worse than expected, then we would consider moving even more aggressively. So we. E questo, ragazzi, è il motivo per cui bisogna anche seguire, diciamo, le notizie economiche. Cioè, comunque lui nell'altro meeting aveva detto che se i dati fossero stati negativi, in questo caso il CPI di venerdì, era negativo per l'inflazione, avrebbe fatto un increase. Quindi lui l'aveva già detto ed è per quello che i mercati hanno reagito in mal modo, no? Quindi quando si fa trading, guardare solo i chart è relativo, se cioè, quando siamo in una situazione così... Dare un'occhiata anche alle notizie economiche e cercare di capirle è vitale perché certe volte dei trade li puoi fare semplicemente sapendo questi dati, no? Quindi per quello che io dicevo venerdì il CPI, ragazzi, è veramente importante per quanto riguarda, diciamo, anche i livelli dove siamo. Quindi avevamo i dati del CPI e avevamo anche i nostri punti di margine che rompendoci davano segnale negativo a livello tecnico e a livello fondamentale avevamo già una notizia negativa. E come vedete adesso i mercati stanno spingendo su, mi sa che come ho detto fanno sempre il contrario di quello che ci si aspetta, per quello che la gente viene liquidata, la gente non capisce che questo non ha senso quello che sta succedendo qua, e va in FOMO, vediamo adesso quanto potrà arrivare su, ma se raggiunge questa zona e viene rifiutato il suo Nasdaq ci potrebbe essere un ottimo short, vediamo se ci arriva. Ci arriva con una candela sola da 30 minuti. Una sola, così 30 minuti di... Vabbè, più del 2%, 3% di solito non fa. Paio di giorni, se fanno così come l'altra volta, forse per domani ci arriva. Vediamo, se no stanotte dumpano tutto e basta. Se escono, però vedete qua adesso non sto uscendo fuori dai livelli. E qua certe volte mi chiedo veramente che cazzo succede nel mercato. Però vedete, fa sempre il contrario. Cioè, questa è una notizia non buona per l'economia, però l'economia risponde alzando i prezzi. Per quello che dico che c'è un distacco fra la realtà certe volte e quello che succede sul chart, ed è per quello che bisogna anche
Vedete qua spinge, però i volumi più grossi. Vediamo qua se i volumi si alzano anche, vediamo com'è la candela. Cioè anche i volumi c'hanno anche questi. Questo meno. Questo sta salendo senza volumi. Questo sarà un bel dump secondo me. Questo sta andando su senza volumi assolutamente. Già, se sono fatto arriva veramente qua. Cosa pensate? Bullish? Si compra tutti su, si arriva a 100k. Vediamo dove cazzo è. Aspetta che switch. Se non avete il microfono, scrivete anche nella chat quella di segnali di trading. Se non avete il microfono, so che alcuni non hanno il microfono. Scrivere anche lì. Ma per un possibile stop cosa ti aspettiamo? Scusa, non ho capito. Per un possibile short, qual è il segnale che potremmo aspettare? Ma un possibile short ci abbiamo. Allora, o anche perché, come ho detto, non ci hanno ancora dato molti range qua. Comunque, io mi aspetterei comunque la zona. La EME 200 è molto buona secondo me per mirare uno short, che è la zona questa qui gialla, che al momento si trova anche in pari con questo livello qua. E ovviamente prima deve superare questa. Quindi, però come ho detto, in questo momento il mercato sta reagendo un po' a caso, no? Quindi bisogna un attimo aspettare di vedere cosa si forma sul chart, ok? Quindi adesso è passata mezz'ora dall'annuncio, l'unica cosa che ho visto è stato un su e giù velocemente, quindi è difficile leggere il chart in questa maniera. È stato violato il livello della trend line, questo sì, e vediamo se conferma, continua a salire. Questa è una zona ottima per poter shortare di nuovo. Anche questa sicuramente se vediamo un rallentamento, però li guarderei 30 minuti a sto punto. Se volete provare uno short, io non mi cambia aspettare. Questo potrebbe essere un buono short da provare, la zona questa qui. Però vedete queste mega ombre che fa così, non guardate qua che ombreggiature giganti. Sì. Questo veramente sta salendo senza volumi. Sì, vediamo BNB. Che BNB sembra aver violato. Però non è stata confermata la chiusura sopra. Ovviamente a questo punto il minimo nostro è quest'area qui dei 1015. 1020, questo è il nostro minimo. E da lì si potrebbe prendere uno swing a lungo, anche se arriva domani, non importa. Non so se potrebbe arrivare stasera. Se no, se continua a salire così, bisogna capire dove caleranno i volumi e cominceremo a vedere un attimo un'inversione. Però da una candela sola c'è poco da analizzare in una candela a questo punto. Bitcoin invece sono una zona che stavo tenendo d'occhio, vediamo se mi ricordo. Vediamo se mi ricordo. 22,4. Non posso neanche usare troppo i Fibonacci qua, anzi, andiamo. Vediamo qualche rintracciamento buono. Sembra un po' ottimistico comunque. Zona dei 25.000 come rintracciamento, se dovesse veramente andare così su. Io però aspetterei di capire un attimo cosa fanno sul mercato, perché queste zone notizia, cioè diciamo una giornata di news. Io solitamente sto fermo nella giornata di news.
Aspetto il giorno dopo per vedere quando sono calmate un po' le acque, però se proprio volete, ci sono questi due punti qua di short. Secondo me la 200 va a incontrare questo punto adesso rafforzandolo, quello dei 1250 su Ethereum. Sì, perché invece non c'è niente, vediamo. Ah, invece conferma, ha detto, la 200 EMA qua, questa zona. Ok. 26.000. Zona dei 26.000. Potrebbe essere. Potrebbe essere. La zona dei 26.000, ha detto. Quanto sarebbe questo di pump? Un 18% fattibile per Bitcoin? Sì, vediamo se sarà. Così, se no la rottura ribassa sicuramente. Comunque in generale a grandi linee ragazzi mi aspetto un continuo ribassamento. Adesso non so quando avverrà, se avverrà ora o più tardi, ma in generale a grandi linee mi aspetto una continuazione a ribasso. Poi se fa un mega rally insensato per qualche strano motivo, che se... Ragazzi, chiudete i microfoni perché c'è un casino che arriva da qualche parte. Se per qualche strano motivo fa un pump, poi questa è un'altra storia. Io non posso prevedere questa tecnica. Però secondo il Fed meeting e da quello che vedo sul chart, cioè, continuiamo a rimanere bearish. Non ho nessun motivo per ritornare bullish al momento. Andate qui. E come ho detto, l'ultima volta che hanno fatto questo giochetto, poi hanno dumpato di nuovo tutto sul mercato. Vediamo un punto di tracciamento anche per il Nasdaq. Quale potrebbe essere? Interessante. Immaginavo. 12.000. La zona dei 12.000. 11.900-12.000 è una zona di tracciamento per il Nasdaq. Sembra abbastanza valida se dovesse arrivarci. In caso i 12.500, non penso che ritorni ai 12.500, molto più difficile. Penso che questa zona è molto più fattibile. Vedete che non sta confermando la rottura. Proprio tutti i grafici adesso si assomiglieranno uno all'altro. Guardate qui. Arriva la resistenza e si ritirano. Lo stesso Nasdaq si trova sulla sua resistenza e non riesce a bucare. Niente, io aspetterei. Io voglio prendere un trade un po' più sicuro che un trade su una notizia. Come vedete le notizie fanno sempre il contrario. Sempre la classica frase buy the rumor and sell the news. Quindi, questo caso è sell the news e buy the rumor. Proprio il contrario. Sì, non c'è niente che mi indica un'entrata, un'uscita. Ho detto, a parte i minimi qua che se vengono violati pesantemente, questo potrebbe essere un ottimo short. In caso si prende più in alto. Il problema è che io andrei con Bitcoin se dovessi shortare il mercato. Sinceramente, almeno posso mettere il mio stop loss in una zona decente. Anche se con i volumi sugli orari che vediamo, bisognerebbe alzare leggermente di più. Vedete questa candela? Cioè, questa è una candela, solo questa candela ha un 11%. Cioè, questa candela da sola si muove dell'11%. Ed è per quello. Cos'è? E poi te lo dico. Ti ho detto, amore, se faccio tardi. Vabbè, diciamo tra 4. Mi sa che non era una conversazione per me quella che ho sentito. E comunque
Comunque, il motivo per cui vi ho detto che io sto fermo è proprio per questo, perché se Bitcoin fa delle candele da 10 minuti, da 10%, 11%, piuttosto aspetto che mi dà qualche indicazione più avanti. I miei minimi comunque ce li ho già, i miei supporti di esistenza ce li ho, e aspetto un'indicazione, aspetto un sell, un buy, qualcosa. Vediamo anche come reagiscono i trader o gli investitori sul mercato, che se gli investitori cominciano a essere anche loro bearish, che io visto che gli investitori sono abbastanza bullish sul fatto che siamo a ribasso sugli stock, quindi alcuni stanno comprando, alcuni grandi investitori, addirittura Warren Buffett ha aggiunto le sue posizioni, certe cose, però quella gente lì non guarda i chart, quelli comprano un po' ovunque, possono anche comprare all'all time high, non gliene frega niente, cioè quella gente lì accumula e c'ha dei piani 10-15 anni, ovviamente noi non abbiamo piani così a lungo termine, al massimo 2-3 anni, ma non a 15 anni, quindi noi aspettiamo ovviamente prezzi più vantaggiosi per entrare, non possiamo entrare a metà, cerchiamo di entrare almeno un leggermente più giù della metà. Mi sento conversazioni private di persone, non va bene. Questa cosa. Che la gente entra col microfono acceso, poi devo mutarli. Ragazzi, se vi ho mutato è perché avete lasciato il microfono acceso, state facendo conversazioni private, non vorrei ascoltare le vostre conversazioni private, solo per questo. Però se volete parlare basta che scrivete, oppure di solito gli altri non. Ah, vedo che già hanno già tutti il microfono bloccato, quindi potete parlare se volete, quindi non c'è problema. Se qualcuno vuole intervenire a parlare. Che c'è Ricky07, ho dovuto bloccare il microfono perché stavo parlando, mi sa, con qualcuno. Federico e Fabrizio anche. Quindi ho bloccato il microfono solo perché state parlando in privato, quindi non volevo che tutto il mondo, cioè tutto il mondo, tutta qua il Discord ascoltasse le vostre conversazioni. Però per gli altri, se volete parlare, ragazzi, basta che aprite il microfono se volete intervenire. E vediamo invece Ethereum. Già. 30 minuti, quindi no, aspetta un attimo, vediamo qua. Wow, in un'ora Ethereum ha fatto il 17% in un'ora. Ed è così che la gente si fa liquidare sul mercato. Ci sono stato anch'io, a fare queste cagate qui. E che poi cos'è? L'investitore medio fa: ah, se 0,75 alzano l'high rate, shortiamo il mercato, no? E poi ovviamente viene liquidato, perché poi queste sono tutte liquidazioni di tutti i retailer che hanno shortato pensando che andava giù. E allora adesso li stanno liquidando tutti, ovviamente. Guarda qui. Queste sono tutte liquidazioni. Quando vedete le candele così grosse, con quelle ombreggiature così, queste sono tutte liquidazioni di mercato. Vediamo un attimo. Vediamo Bitcoin liquidation. Cosa dice? Voglio vedere un attimo le liquidazioni di Bitcoin sugli exchange. Appunto, già è short. Già vedo. Ecco qua, vi fate vedere adesso. Da cosa lo vedete questo? Guardate qui. Questi sono tutti quelli che pensavano di essere furbi, hanno shortato sulla notizia. E per quello che vi dico, non shortate sulle notizie perché è il modo migliore di farvi liquidare. Guardate Bitcoin. Già hanno liquidato più short che long in questo momento, ovviamente perché nessuno è andato long, però tutti sono andati short, ovviamente li hanno liquidati tutti. E lo vedete da qui, se andate qua su coinglass.com, liquidation data, e mettete Bitcoin, cioè potete vedere qua le liquidazioni. Vediamo qui, 38k. E tutta gente che ha perso soldi oggi. Rekt 162 milioni. Nell'ultima ora 27 milioni sono stati liquidati nell'ultima ora.
E dopo anni ho imparato a stare fermo alle notizie. Gesù. Ma questa è un'altra metrica che uso anche per vedere quando invece i long vengono liquidati e si comincia a shortare. Che comunque adesso succederà esattamente il contrario. Molti andranno long, non so per quale motivo la gente poi va long pensando che magari è positivo, poi vengono liquidate e allora a quel punto rompono gli ultimi minimi e lì si potrebbe entrare sapendo che sei a cavallo sia del trend che delle liquidazioni. Comunque, secondo me l'unica cosa che si può fare è aspettare. Se proprio volete fare qualcosa, secondo me è più scalping questo, però attenzione perché a un minuto ci sono bei candeloni anche a un minuto, cioè guardate qua, non saprei. Linea flat. Io direi di aspettare, poi se volete proprio entrare, ragazzi, le vostre esistenze e i supporti sapete già quali sono. Però io posso attendere anche fino a domani e vedere se c'è qualche formazione bullish o bearish. Bullish ho i dubbi, visto quello che sta succedendo sul mercato. Se è bearish, vediamo. Adesso vediamo Nasdaq, continua a salire intanto. Guardate qui. Qualcuno prima stava dicendo sulla chat. Secondo voi ha senso aprire una posizione in base alle decisioni che si prenderà? O è un azzardo? E penso che il grafico abbia risposto. Ha preso una decisione negativa per l'economia, ma sta andando su, quindi. E è un azzardo, assolutamente sì. Quindi vediamo. Voi siete entrati? Qualcuno è entrato? Se qualcuno è entrato, oppure state aspettando? Io consiglio di aspettare, io ho detto, anche se faccio un trade solo la settimana, che però basta che non mi faccio liquidare, va benissimo. L'unica cosa, se avete comprato nei livelli che ho dato per gli investitori qualche giorno fa, quelli sono ottimi livelli. In caso adesso faccia un pump insensato, comunque già quelli andrebbero in profitto. Un po' come quando abbiamo comprato Ethereum a 1700-1750, poi è andato vicino ai 2000, anche lì era un ottimo profitto alla fine da prendere un po'. Quindi, in caso avessimo un pump qua. Ovviamente non fa male un pump perché già come investitori siamo posizionati in buy, cioè in un certo senso noi siamo in buy adesso, anche se non siamo in buy da trading, siamo in buy come investitori, quindi profitto lo vedremo comunque. Questo è, infatti mi sa che alcune posizioni sono già in profitto da quelle che ho dato l'altro giorno. Anzi, andiamo a vedere un attimo. Z 180, mica tanto. No, ancora no, non tutto ancora. Già. Però se in caso dovesse andare in profitto, ne ho profitto come investitore. Però no, vedo che stanno rispettando ancora le loro esistenze. Va bene, ragazzi, vedremo come andrà. Se avete qualche domanda, se no io vado e poi carico anche questa. Questa l'ho registrata così in caso qualcuno voleva riguardarla. Se avete qualche domanda tecnica o qualcosa, se no, qui, ci sono stati più volumi qua che qua. Se no io vado. Comunque usate questa chat più spesso, perché vedo che alcuni di voi sono bravi nelle cose, quindi insegnare vi rafforza anche la vostra conoscenza, quindi magari aiutare qualcuno a insegnare così. Aiuta voi a imparare meglio quando dite le cose ad alta voce e ripetete con qualcuno e le testate insieme a qualcuno soprattutto. Adesso interrompo la registrazione.